pratiche, sono semplicemente una mamma e tutto ciò che faccio e che sono è soltanto grazie all'amore che ho per mio figlio Nicola. Il Signore mi ha dato un grande dono, sì, un dono, non una croce, non un peso, un regalo immenso. Lui mi ha insegnato a vivere, lui ha dato un senso a tutte le cose. Se sono la donna che molti apprezzano e riempiono di complimenti, è dovuto solo ed esclusivamente a mio figlio, che mi ha costretta a diventare una persona migliore e spinge tutti voi ad esserlo. Io da sola sono una persona qualunque, ma essere la sua mamma mi rende speciale. Ogni giorno ci mettiamo alla prova, non c'è un giorno che diciamo stop, ogni giorno impariamo una cosa nuova e ogni giorno strappiamo un altro pezzettino di vita al destino. Perché per noi nulla è scontato o naturale, dobbiamo conquistare tutto. E vi dico senza ipocrisia o falsità che sono orgogliosa, sì, sono proprio fiera di mio figlio, perché si mette continuamente in gioco per vincere la scommessa della normalità e perché tutte le persone che ci circondano credono in lui e lo amano. A volte la diversità non è necessariamente una disgrazia, è anche un'opportunità. Dobbiamo soltanto accettarli e andare avanti. Non servono il perché, non servono il come, sono parole che non servono a niente. La cosa importante di questo lungo cammino è che tutto ci insegna qualcosa e io ho imparato soprattutto il significato della parola insieme. Tutti insieme siamo una forza. Crederci fino in fondo, che i nostri figli siano speciali e meravigliosi così come sono e non per quello che sanno fare o che potranno fare. E io che sono così semplice e timida, divento forte guerriera in nome di mio figlio, perché so che Dio ha scelto me, proprio me, per darmi la sua missione di proteggerlo e aiutarlo. E di questo io lo ringrazio sempre.